Bentornati in una nuova Top App. Anche oggi ho selezionato per voi 8 applicazioni super interessanti, quindi mettetevi comodi e ve ne parlo subito. La prima applicazione è Colorize, un'app per ridare vita alle vecchie foto in bianco e nero. Infatti, una volta aperta, possiamo o selezionare dalla galleria del nostro telefono un'immagine in bianco e nero, magari presa da Google, oppure fare una foto stampata in bianco e nero. Quindi, se abbiamo vecchie foto di molti anni fa, possiamo tranquillamente scattargli una foto in questa applicazione e attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale andrà a ritagliarla, andrà a sistemare un po' la prospettiva per farle sembrare foto digitali e non stampate. E dopo qualche secondo, attraverso il suo fantastico algoritmo, andrà a colorarle. Quindi, da bianco e nero diventeranno foto a colori. Non sono colori super intensi, super pompati, ma comunque devo dire che fa veramente dei bei miracoli. Riesce a ridare vita a delle vecchie foto. Interessante, funziona molto molto bene. Purtroppo non ci sono molte possibilità di personalizzazione, quindi i colori sono quelli, o ti vanno bene o ti vanno bene. Magari sarebbe stato interessante la possibilità di andare a modificare un po' la tonalità dei colori, se ci accorgiamo con un colore magari un po' troppo falso come tonalità per quella foto, poter correggere la luminosità ancora dei singoli colori. Purtroppo non c'è, è totalmente automatico. L'unica cosa che possiamo fare è dare una valutazione all'aggiunta del colore e salvare appunto l'immagine nel dispositivo. Funziona comunque, devo dire, molto bene. Tra l'altro c'è anche uno slider che ci fa vedere com'era prima, com'è dopo. Ovviamente il suo funzionamento varia in base alla tipologia e alla qualità dell'immagine. Sicuramente prendendo un'immagine già a colori, poi convertita in bianco e nero, con l'immagine dei giorni d'oggi funziona meglio rispetto a un'immagine antica. Seconda app, Firebox, un'applicazione per fare esperimenti di fisica con il nostro smartphone, ma comunque in generale per accedere ai dati dei sensori presenti appunto nel nostro telefono: accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità, microfono. Sono tutti sensori che sono fondamentali per il nostro smartphone, ma di cui non riusciamo ad avere i dati grezzi, i vari valori che vanno a ricavare con quest'app riusciamo ad averli e riusciamo a effettuare moltissime misurazioni. Quindi, ad esempio, il calcolo dell'accelerazione, il giroscopio, attraverso il sensore di luminosità, capire qual è la luminosità in ambiente abbiamo il magnetometro, possiamo generare lo spettro audio in tempo reale, generare dei suoni a determinate frequenze, poter anche misurare l'inclinazione di un piano, il misuratore di applausi o anche super interessante la possibilità di andare a misurare la velocità di un ascensore. Insomma, alcune cose un po' più di nicchia, altre un po' più utili nella vita, un po' di tutti i giorni. Per i più curiosi, alcune funzioni potreste vederle in grigio, quindi non utilizzabili nel caso non avete quel determinato sensore all'interno del vostro smartphone. Una volta scelta la misurazione che volete fare, premendo il play in alto, appunto inizierà la misurazione e potete vedere in tempo reale i vari dati sui grafici. Ecco, sicuramente se non avete un po' delle basi di fisica e scienza così non ci capirete molto, ma sul sito firebox.org, in questo ve lo link in descrizione. Come tutte le app, trovate una documentazione e sfrutto degli esperimenti che si possono fare, quindi come andare a sfruttare queste misurazioni per scoprire cose. Ad esempio, mettendo il telefono all'interno della centrifuga, di quelle per asciugare l'insalata, si può andare a vedere a che velocità va quella centrifuga, oppure facendo cadere una palla vicino al nostro telefono per terra, possiamo capire la sua accelerazione. Insomma, un'app sicuramente utile per i più curiosi. Terza app è Vaporgram, un'applicazione per l'editing foto creativo. Possiamo andare ad importare un'immagine che abbiamo nel nostro smartphone, ma anche un video oppure una GIF. Una volta importata, aggiungerci un po' di effetti creativi, che possono essere ad esempio dei glitch colorati, dei flare, delle sovrapposizioni a tema retro, quindi ad esempio un po' lo stile che facevano le vecchie fotocamere, degli effetti di movimento, i più classici filtri per andare a modificare i colori, per dargli un mood un po' particolare. Ovviamente possiamo sempre giocare con i classici parametri, luminosità, contrasto, saturazione, vignettatura, sfocatura. Possiamo aggiungere degli sticker, c'è una libreria di sticker immensa, tutti con uno stile molto particolare. Ecco, un'applicazione che sia come filtri, come varie impostazioni che possiamo applicare, come design in generale dell'applicazione e come sticker, ha uno stile particolare, un po' vintage, retro, molto bello a mio avviso. L'applicazione in stile Windows XP è veramente fantastica, ma possiamo anche aggiungere delle cornici e dei testi, anche questi con uno stile un po' retro. Insomma, carina per fare delle foto un po' particolari, sicuramente da condividere sui social. Non esce fuori nulla di troppo e professionale, ma per i social è veramente ottima. Prossima app, Noted. Attenzione, la versione col punto alla fine, perché su Play Store trovate varie versioni. È un'applicazione che permette di andare a registrare, a fare delle registrazioni vocali, ma aggiungendoci dei tag. Infatti, l'unica cosa che possiamo fare appena apriamo l'app è cliccare sul più in basso e creare una nuova nota
E a questo punto iniziamo una registrazione. E mentre facciamo la nostra registrazione, attraverso il tasto dell'hashtag, potremo aggiungere appunto dei tag in determinati punti della nostra nota. Quindi ci verrà salvato il nome del tag e poi il minutaggio, in modo che quando andiamo a riascoltare quello che abbiamo registrato, cliccando sui tag, potremo andare direttamente a quel punto. Quindi utile magari ad esempio se registriamo una lezione oppure una riunione per segnarci i vari punti. Skippare direttamente in questi, un po' come i capitoli di video che trovate qui sotto. Devo dire che funziona bene, non è troppo limitata nella versione gratuita, non c'è limite di tempo. L'unica funzione che si sblocca con la versione a pagamento, oltre qualcosina piccolo, niente pubblicità così, è la libreria dei tag. Quindi se c'è un tag che si ripete più volte, magari anche in più note diverse, non so, un tag chiamato suggerimenti, dove raggruppate tutti i suggerimenti che sono fuori in delle riunioni, quindi sono presenti in varie registrazioni, potete attraverso questa libreria vedere tutte le registrazioni in cui è contenuto quel tag. Niente di troppo fondamentale. E proseguiamo con Emoji Mix, che in realtà non è proprio un'applicazione, è una web app, quindi un sito web che però si può scaricare dal Play Store. Un'applicazione super carina per andare a creare delle combinazioni tra emoji. Infatti dovremo selezionare due emoji tramite lo slider che c'è, oppure cercando le emoji tra la libreria, ci sono tutte le emoji esistenti, e lui andrà a effettuare automaticamente, velocemente, istantaneamente una unione di questi due emoji che selezioniamo. Quindi se selezioniamo un hamburger e la faccina con gli occhi a cuore, verrà fuori un hamburger con gli occhi a cuore. Se selezioniamo la luna e la faccina che piange, viene fuori una luna che piange. Insomma, si possono creare veramente delle cose molto molto particolari, personalizzate, che vanno un pochino a rendere gli emoji meno banali rispetto a quelle che ormai siamo abituati a vedere. Possiamo poi andare a salvare la nostra creazione dei preferiti oppure condividerla. Ci viene condiviso ovviamente non come emoji ma come immagine. Se la condivide su Telegram, top, Telegram sempre il migliore di tutti, la condivide come uno sticker, quindi le altre persone la vedranno come uno sticker, quindi top, fantastico. Su WhatsApp invece viene condivisa come un'immagine con sfondo nero, veramente brutto e scomodo, però è un'applicazione carina, piccola, dai, semplice, datevi un occhio. Se ricevete tante notifiche al giorno, statemi a sentire, perché per voi ho STFO, non so per cosa sia questa sigla, ma vi permette di andare ad automatizzare le notifiche del vostro telefono. Fantastico, potete andare a scegliere tra alcuni template personalizzati, ce ne sono circa una decina, oppure creare un template totalmente da zero, template che vanno a includere delle regole. Vi faccio l'esempio di alcuni che potete andare a creare. Per esempio, quando c'è una notifica da WhatsApp e contiene il testo va bene, puoi rispondere automaticamente alla notifica con un bel pollice in su. Oppure quando ci arriva un codice OTP, quindi l'applicazione riesce a riconoscere i vari codici OTP, vammelo automaticamente a copiare negli appunti per poter incollare in qualche app. Se la notifica contiene la parola urgente, invia un promemoria ogni 5 minuti finché non la cancello. Oppure ancora, se la notifica contiene la parola pubblicità, eliminamela automaticamente. Insomma, molto molto interessante, per alcuni potrebbe essere veramente la salvezza. Tra l'altro è una grafica anche molto bella e funziona decisamente molto bene. Troviamo poi Daily Art, un'opera al giorno toglie il medico di Thorne. Infatti in questa applicazione ogni giorno viene pubblicata una nuova opera d'arte, un nuovo quadro con relativi dettagli, spiegazione, storia, pittore, curiosità. Insomma, se siete amanti dell'arte, dategli un occhio, perché ogni giorno vi arriverà una notifica, potete selezionare voi l'orario in cui appunto vi avviserà l'uscita del nuovo quadro, potete andare a leggere il testo, devo dire abbastanza lungo, abbastanza approfondito, c'è anche in italiano, anche se penso sia una traduzione di Google Traduttore, però va bene così. E ovviamente si può scorrere per andare a vedere anche i quadri, giorni, mesi, anni precedenti, o attraverso il tasto delle frecce in alto a destra cercare un quadro random tra quelli pubblicati negli ultimi 5 anni. Praticamente è un po' piena di pubblicità, dopo un po' che scorrete vi appare una bella pubblicità da vedere, però dai, devo dire, carina. L'ultima applicazione di oggi invece è Quizlet, un'applicazione per aiutarci nello studio. Infatti all'interno possiamo trovare vari set domande su moltissimi argomenti, dalle più banali scuole medie fino all'università, argomenti di storia, geografia, matematica, cultura generale. Insomma, trovate veramente un sacco di cose, tutte cose create dalla community, quindi state attenti, potrebbero contenere magari alcune inesattezze, e all'interno di questi set sono presenti delle domande e delle risposte su quel determinato argomento che ci potranno aiutare a studiarlo, a ripassarlo attraverso vari metodi, come ad esempio il metodo delle flashcard. Quindi ci viene posta la domanda, dobbiamo rispondere a voce, poi cliccare sullo schermo per scoprire qual è la risposta. C'è la possibilità di avere domanda a risposta multipla, domande a risposta aperta, oppure anche andare a creare un bel quiz finale per metterci alla prova, per mettere a prova le nostre conoscenze. Altra funzione molto interessante è quella di poter avere gli esercizi già svolti e spiegati di alcuni libri. Purtroppo di libri italiani non ce ne sono molti, penso praticamente nessuno.
Speriamo che ne aggiungano. Insomma, no, devo dire carina, anche se leggermente limitata nella versione gratuita. Insomma, un ottimo metodo per imparare divertendosi. Anche per oggi è tutto. Vi ho mostrato queste 8 applicazioni, a mio avviso, molto interessanti. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Qui sotto, poi, nella descrizione trovate anche i link per andare a scaricare dal Play Store tutte queste app. Allora, lasciate un ben piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!